Alessandro De Matti e la vicepresidente Cristina Genzi, mia spalla affidata, vogliamo raccontarvi un po' come è andata l'idea, come è nata e che cosa abbiamo fatto. Scusatemi, non utilizzo il mouse, ma in maniera veramente molto leggera perché non ci sentiamo di fare la parte dei pesantoni, insomma. Allora, intanto vogliamo dirvi che, ovviamente, non funziona, eccolo. Ok, GEM è un'associazione che è nata da un po', non è fresca fresca, e lo sa qualcuno tra il pubblico. GEM è nata nel 2005, questo era il logo originale, vedete, è un po' retro, diciamo, e ci occupavamo inizialmente sostanzialmente di informazione rivolta ai giovani. Quindi ci occupavamo di redigere, organizzare e stampare un magazine rivolto ai giovani che veniva distribuito in molti paesi dei dintorni, e siamo andati avanti per anni, dal 2006 fino al 2011. Poi, fermati qua un attimo, Alessandro, poi diciamo la crisi è arrivata anche su GEM, perché noi contavamo sugli sponsor delle attività commerciali che ci permettevano di pagare i costi di stampa, e devo dire che eravamo tutti molto giovani, molto molto giovani, io ero minorenne personalmente, poi Stefano, quando mi dà la parola, potrà dire la sua, eravamo molto giovani, ma era molto ben fatto. La crisi è arrivata, giustamente i commercianti non riuscivano più a sostenerci come prima, allora siamo passati all'autoproduzione, nel senso che abbiamo comprato le stampanti, abbiamo comprato le piegatrici e di notte facevamo i nostri giornali e le andavamo a distribuire sul territorio. Siamo andati avanti, nel 2011 ci siamo un po', siamo andati in pausa, ma nel 2016 non ci andava di lasciare GEM così in un angolo, e quindi siamo tornati e abbiamo cambiato look grazie al designer Paolo De Giusti, che ha creato per noi un nuovo logo, e da qui si è aperta una nuova stagione di GEM. Abbiamo discusso insieme, avevamo una grande confusione perché ognuno di noi ha competenze diverse, interessi diversi, ci siamo confrontati parecchio su che cosa volevamo fare. Sono venute fuori queste parole: cultura, che poi è il nostro statuto, dice quello, giovani, informazione, promozione del territorio. Questa era nuova come idea rispetto alle attività istituzionali previste dal nostro statuto, e ci siamo soffermati su quelle, abbiamo pensato che cosa mancasse a Volevano, e eravamo un po' arrabbiati del fatto che le persone venivano, non sapevano dove andare, nessuno raccontava che cosa avevamo, ognuno di noi lo faceva come privato cittadino, però una cosa strutturata non c'era. Allora, siccome all'interno di GEM e con la collaborazione di tanti ragazzi che si sono uniti, studenti di beni culturali che hanno partecipato insieme a noi, abbiamo deciso di intraprendere questa strada delle passeggiate partendo da zero veramente in tutti i sensi, economici, perché ci siamo autotassati e con quello siamo partiti, però siamo partiti con tante idee, tanta voglia e tante competenze, perché siamo andati a prendere i giovani che attraverso queste iniziative potessero crearsi un proprio bagaglio personale da poter spendere anche poi sul mondo del lavoro, e allo stesso tempo tirare dentro delle cose che mancavano, perché io faccio un mestiere, lei ne fa un altro, insomma dovevamo un po' completarci a vicenda. E quindi è partita l'avventura, abbiamo studiato di tutto, abbiamo chiesto consigli, c'è Silvano De Giusti in prima fila, Massimo Rocchi un po' più là, sono state delle fonti importantissime, Luigi, abbiamo studiato tanto, e quindi prove, e allora che facciamo, così, no, giriamola in questo modo, il logo, così, dritto no, allora tagliamolo, facciamo i collage, nottate intere passate in biblioteca a fare ipotesi, a montare e smontare tutto, alla fine ci siamo arrivati, ecco il nostro logo, che è... ma un nostro amico Francesco Del Serrone, che si è messo una sera a tagliare e ha tagliato e faceva gli spostamenti vari, no, tutto non mi piace, questo così è una collina, insomma alla fine siamo arrivati a una dosita di ore, 2-3 di notte, e scusa, torno un attimo indietro, sì, Ale, sì. E vogliamo dire solo che questo non è tutto Levano, noi ne siamo consapevoli che non lo sia,
non sono solo questi punti di interesse. Questo era perché il progetto era stato pensato sull'estate olevanese della scorsa estate 2017 e questo percorso era funzionale alle feste che venivano svolte dentro il centro storico, ma sappiamo benissimo che Olevano non si ferma qui. E infatti quello che vogliamo raccontarvi stasera è che adesso abbiamo fatto questo, ora ci sono altri pezzettini da fare. E quindi abbiamo usato questo logo, volevamo dare qualcosa a queste persone che venivano a fare il giro, non li volevamo lasciare a mani vuote, quindi ok, la borsa, facciamo una bella borsa e preventivi e cose, prove, tessuti, di tutto, e però la borsa poi era vuota, allora non andava bene, che facciamo, che non facciamo, che possiamo fare, perché siamo 15 persone, gagliarde toste, ma insomma, tanto troppa forza non ce l'abbiamo, bisogna chiedere aiuto, dentro questa borsa ci deve stare Olevano, e quindi abbiamo chiesto supporto ai commercianti, che subito Alessandro ha creduto in questa nostra idea e ha avanzato una lettera a tutti i commercianti, verranno questi ragazzi a presentarvi questa cosa, dedicategli 5 minuti e ascoltatemi. E quindi dentro questa borsa abbiamo messo quello che potevamo, che siamo riusciti a raccogliere, perché ai commercianti abbiamo richiesto non solo un sostegno economico che è inevitabile, però di lieve entità, perché sappiamo le difficoltà, le conosciamo, e anche ai produttori enogastronomici in generale, e eccoli qua, noi non ce l'aspettavamo, invece abbiamo avuto una grande risposta e li abbiamo avuti noi, ci hanno creduto dall'inizio, non hanno mai dubitato che ce la potessimo fare, quindi questo anche è stato molto soddisfacente per noi e ci ha dato una grande spinta. E grazie al loro supporto, a quello di Luigi Baldi della Publiese, che per anni hanno lavorato su questa struttura della mappa di Olevano, ne abbiamo stampati 2000, inserite nella borsa insieme ai prodotti, alle marmellate di Case Gaiano, di Terra Amata, alle ciambellette di Fantasy di Mangi Dolci e ai grissini dell'agriturismo Le Cerquette. Questo era quello che c'era, ci potrà essere di più. E la mappa, che non c'era. Anche questo abbiamo pensato, che Olevano c'era una mappa, stanno per strada, ma le persone da che parte vanno. Molto semplicemente, è quello che potevamo fare. Poi abbiamo anche pensato... Voglio dire che è stato Luigi, sì, a cominciare questa iniziativa della mappa per dare indicazioni a chiunque, no? Per fare una promozione, no? Certo. Grazie. Poi... ci serviva una parte fondamentale, chi le accompagna queste persone in giro. Io personalmente faccio un altro mestiere, di quelli culturali non parlo, perché ognuno parla del suo. E quindi abbiamo avuto bisogno delle guide, ne abbiamo una lì, dai capelli rossi accesi, che è stata fondamentale. E quindi nata lì, e il supporto di Enzo Leonetti è stato fondamentale. Questa, vi faccio vedere qualche foto della guida alle guide. Perché hanno studiato, sono andati in giro di notte a fare il giro, vediamo quanto dura, è troppo lungo, no, lì no, sì, giriamo di qua, giriamo di là, ci hanno provato e sono stati bravi, sono tanto bravi, sono tutti giovani, la maggior parte dei quali fanno studi inerenti a questo campo, quindi si fanno pure le ossa, il che non è male per loro. Poi non ci bastava ancora, perché ok, la promozione, non ce ne vogliono i produttori, però la promozione enogastronomica c'è. Cioè, funziona, magari qualche volta mozzichi e bocconi, qualche volta scoordinata, però c'è. Invece le tante cose fatte a mano Olevano, no. E quindi abbiamo pensato, no, dobbiamo chiamare le persone che fanno cose a mano di qualsiasi tipo, chiamiamo gli hobbisti, chiamiamo gli artigiani, facciamo un bel made in Olevano e proviamo a vedere che effetto fa mettere sul tavolo dei souvenir di Olevano fatti a mano. E quindi abbiamo fatto con degli accordi precisi con loro, abbiamo organizzato questa cosa e devo dire che ha avuto un buon riscontro pure questo, e è un'idea che va portata avanti perché c'è stato richiesto. E questa è la locandina delle passeggiate che sono partite a partire da giugno fino adesso, pensata, realizzata dal nostro grafico amatoriale ma bravissimo socio Davide Paoletti, l'ha ideata, e nelle nostre postazioni vedete tutti i prodotti e le mappe,
eccetera. Questo in particolare, ci teniamo a dirlo, è il locale di Via Roma 63, non voglio sbagliarmi, che ci è stata messa a disposizione più volte dal signor Vladimiro in maniera gratuita. E i nostri gadget, che poi troverete di sopra al momento del buffet, questo l'abbiamo tenuto segreto, perché troverete anche i nostri gadget, è un modo per supportarci. E le foto sono di Giulia, devo dire. Sono fatte molto bene. Delle cartoline, dici? Delle cartoline, sì. Dai, pensavo queste. E quindi qua vedete i prodotti fatti a mano di Olevano, hanno avuto anche loro, hanno dato un valore aggiunto, ecco, ai nostri tavoli. E qualche foto delle passeggiate, non possiamo farvele vedere tutti, ci terremo tanto, ma è stato emozionantissimo. Queste sono state proprio le prime, sì. Sono state proprio le prime, vedere questi gruppi, li fotografavamo tutti con la borsa, le guide che tremavano i primi giri, poi sono andate sempre meglio. Un giorno ve le faremo vedere tutte, però sono stati tanti momenti molto emozionanti per tutti. Poi magari se c'è qualche partecipante in sala che vuole dire com'è andata, ascoltiamo con piacere. Però arriviamo al succo, quello che volevamo dirvi oggi, che grazie al vostro aiuto, di tutti quelli che ci sono e anche quelli che non sono potuti venire, siamo riusciti da giugno ad oggi a fare questo, ve lo diciamo molto onestamente. Com'è andato? I numeri sono questi: da giugno fino a oggi abbiamo avuto 246 visitatori. Questo a fronte di, come per ritornare al discorso del vice sindaco, un investimento in termini economici che non è stato altissimo, siamo riusciti a farlo veramente un po', e grazie al supporto di tutti, perché il dono gratuito dei prodotti, le competenze messe a disposizione dalle persone in maniera gratuita hanno fatto la differenza, per questo si deve fare insieme, da soli non si va. Quindi 246 visitatori sul calendario levanese delle feste estive. Poi ci sono stati degli eventi extra, come ecco la prologo o la corsa polistica, ora non vado avanti, se no se ne scordo qualcuno, non voglio, e gruppi privati che ci hanno richiesto di fare il tour, e sono venuti anche da molto lontano, pullman e cose, perché poi la voce si gira, no? È quello il punto. Ci sono stati mandati molte persone dai ristoratori. Più basso è stato quello Ostiense, 40, esatto. 40 persone da Ostia, sì. E mandate da Carlini, sì. Avevano semplicemente prenotato un tavolo, volevano fare un giretto e Rita e Francesco hanno detto: ma guarda che sono dei ragazzi che fanno sta cosa. E salutiamo la nostra socia Vanessa che va al lavoro, che è un pilastro. E quindi questo numero su questi eventi. Abbiamo poi provato a fare una cosa in più: chi sono questi visitatori? Perché volevamo capire che profilo ha il visitatore che viene a Olevano, senza usare troppe statistiche, per carità. Almeno io, non è il mio mestiere, ci faremo aiutare da Michele per là. Però volevamo capire chi viene a Olevano. Allora, abbiamo chiesto pochi dati, ovviamente anche chi state sicuri che non diamo a nessuna, era solo per far venire fuori questo. Allora, questi dati intanto vi dico per correttezza che sono su 193 persone sulle 246, perché del gruppo grande di Ostria e tanti stranieri non abbiamo raccolto i dati, perché queste persone, i 246, sono stati tesserati come soci sostenitori, perché noi da statuto e legalmente possiamo fare attività solo per i soci. Quindi questi dati sono su 193 persone, che comunque ci fanno capire delle cose. Innanzitutto più donne che uomini. Le fasce d'età sono queste: come vedete la maggior parte delle persone stanno dai 46 anni in più. È anche comprensibile che il bambino, ragazzo fino ai 15 anni magari non sia interessato a fare un tour del genere, ma anche su questo stiamo lavorando con un progetto insieme alle scuole per convertire lo Levano Gem Tour in formato bambini, non in formato mini di tempo, ma con i contenuti più interessanti, accattivanti ovviamente per un bambino. Quindi questa è più o meno l'età, il sesso e l'età dei visitatori. E poi da dove vengono? Questa è significativo secondo me.
Questi invece sono dati completi, perché a quel gruppo di Ostia e stranieri non avevamo chiesto età, eccetera, però sappiamo da dove venivano, quindi abbiamo potuto completare questa parte. Quindi questi sono i dati sulle 246 persone. 123 persone sono da Olevano. Questo ci fa capire che le persone di Olevano hanno desiderio e voglia di partecipare a un'iniziativa del genere, perché probabilmente hanno interesse a scoprire di più del posto in cui vivono e che magari guardano ogni giorno ma non conoscono bene nel dettaglio, e quindi questo fa rilevare comunque un interesse sul paese. 79 persone dalla regione Lazio, l'abbiamo visti tutti, solo 2 persone da altre regioni e 42 persone da paesi esteri, e queste erano le nazionalità, venivano dalla Svezia, Danimarca, Inghilterra, Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda. Noi ci soffermeremo su questi due dati, vorrei soffermarmi su questi due dati perché questo è l'interesse degli olevanesi, queste sono più o meno le persone straniere che già ruotano intorno a Olevano, no? Perché questi due dati sono bassi? Ci abbiamo pensato, onestamente, perché siamo qui per parlare di virtù e di limiti, e il nostro raggio d'azione a livello comunicativo non è potuto andare tanto oltre i confini di Olevano e i paesi limitrofi. Non ce la facevamo in termini di soldi per investire sulla pubblicità, eccetera. Quindi ecco questo risultato. Siamo sicuri che arrivando almeno su Roma sarebbero stati diversi i numeri. E anche su questo vi racconteremo dopo come abbiamo intenzione di muoverci. Quindi ecco, questo è il risultato dell'Olevano Gen Tour fino ad oggi, da giugno, solo da giugno fino ad oggi. Siamo stati anche bravi a fare la stima di quante borse ci sarebbero servite. Avevamo detto 200, siamo stati pure bravi a fare a occhio. Ovviamente GEM non fa solo questo, adesso all'attivo la raccontiamo, abbiamo anche questa iniziativa da un'idea di Jacopo Milana che sta nascosto da parte. Eccolo qua che è il nostro socio. È un concorso letterario che non è a caso, non è un tema a caso. Radici tra appartenenza e distanza. Ognuno può esprimere a parole i sentimenti che ha verso il paese, il territorio che è nato e cresciuto. Quindi vedete che comunque, come diceva prima Giuliano, c'è un fil rouge, non facciamo ecco iniziative così random su qualsiasi cosa, sono tutte mirate anche questa promozione del territorio. Quindi aspettiamo le vostre parole entro il 10 dicembre, forse la estendiamo poi sì, Jacopo, sì, per dare ancora un po', assolutamente, proviamo un po'. E ora che succede? Dopo tutto questo che succede? Se, perché è nato come un esperimento ma non dobbiamo fermarci, e quindi chiudiamo dicendo di queste due cose. Cristina, ci vuoi dire qualcosa? Sì, io sottolineo vari aspetti. Allora, innanzitutto questo passaggio del fatto che l'esperienza dell'Olevano Gen Tour è fondamentalmente un esperimento, è stato un esperimento, è stata una sfida e un tentativo proprio per raccontare di fatto quello che di più bello il nostro borgo medievale ha, quindi la storia, l'arte, la cultura, di tutto e di più, quindi svelare ulteriormente di fatto questi aspetti. Esatto, queste ricchezze, e soprattutto sottolineare anche un altro aspetto, ossia che grazie al sostegno e alla collaborazione di molti siamo, come avete potuto vedere, cioè abbiamo raggiunto dei risultati da un punto di vista qualitativo e quantitativo non indifferenti, perché visitatori sono stati locali, nazionali ed internazionali. Quindi l'Olevano Gen Tour è di fatto, sì ok, esperimento, però è una vera e propria occasione, chiamiamola così, un'occasione per tutti i visitatori e anche per chi vive la quotidianità di questo paese. Magari tanti aspetti sono, come dire, restano un po' nascosti, no? Forse proprio per la quotidianità, invece in questo modo vengono più a risalto, c'è più luce. Sì. E quindi la volontà è proprio di creare, quindi ricollegandomi di fatto alla slide, diciamo così, è di fare il cambiamento dal tentativo, dalla sfida, implementare la sfida, far sì che quindi non sia semplicemente più un esperimento, ma che questo progetto possa diventare ad essere un vero e proprio servizio permanente, un servizio di quotidianità da offrire a tutta la cittadinanza e a tutti i turisti visitatori. Quindi tra questo proprio, esatto, arriviamo al fatto di implementare il progetto con la collaborazione con Borghi del Lazio e poi rientrando anche nel GAL,
e la volontà è proprio quella di metterci a disposizione ogni domenica mattina per un semestre, e quindi partendo già da dicembre fino ad arrivare alla primavera, poi se Dio vorrà ovviamente estenderemo ancora di più il progetto, quindi la volontà è farne proprio un servizio permanente da offrire alla cittadinanza. E con nuove anche aperture, nuove porte, penso al progetto del servizio civile, penso ai nuovi itinerari, quindi non solo quello che va da Piazza Umberto I alla chiesa di San Rocco, ma comprendendo anche le gallerie d'arte. Adesso io penso a Andrea Filannino, Magma e Giovanni Reffe, Loredana Manciati con il Corriere, con cui abbiamo già collaborato, ma la volontà è di implementare ancora di più il progetto anche con loro, andando anche in direzione opposta, andando nella direzione del Museo Civico d'Arte, quindi appunto sì, su cui aprire nuovi percorsi, certo. E lo scopo è proprio quello di farne appunto un servizio permanente, esatto. Far sì che Olevano venga conosciuta a 360 gradi con tutte le ricchezze che ha, che magari ecco, con la quotidianità, appese dalla quotidianità, tante cose sfuggono, ma la volontà è proprio di metterla in risalto nel vero senso della parola. Infatti quello che dice Cristina è importante, il salto dall'esperimento ad un servizio permanente è un'occasione proprio questa, perché siamo rientrati nel progetto Borghi di Pregio con il GAL, e è un piano integrato turistico per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della zona, che comprende i borghi dei Monti Prenestini e della Valle del Giovenzano, perché il nome è Pregio. E noi siamo tra i Monti Prenestini insieme a Capranica, Cave, Genazzano e San Vito, che sono i centri abitati un po' più grandi, dove è anche più vivo il tessuto economico, e poi i paesi della Valle del Giovenzano, Cerreto, Gerano, Bisoniano, Sambucci, Saracinesco, quelli un po' più piccolini, sotto i 1500 abitanti, però a forte caratterizzato insomma dall'origine medievale molto forte. L'obiettivo è lavorare insieme, quindi noi semplicemente questo scatto lo faremo in questo modo, per parlare semplice. Questo progetto produrrà, cioè sosterrà, diciamo, la produzione di materiale informativo, turistico, sia web che cartaceo, e tra le altre cose, non mi permetto di parlare del progetto in particolare, perché magari una volta faremo parlare insomma chi lo ha preparato, però tra questi materiali c'è una settimana tipo del visitatore, quello che può fare in tutti questi paesi, e noi ci siamo, come diceva Cristina, ogni domenica dalle 10. I tour ci saranno, quindi potete dirlo a tutti, ovviamente vi abbiamo chiamato qui anche per dire questa cosa, che potete dirlo a tutti che in maniera stabile, se c'è bisogno di prenotazioni eccetera, il tour ogni domenica mattina alle 10 ci sarà, ovviamente. Quindi questo è il primo salto. Sì, ma quello è l'aspetto diciamo fondamentale del progetto, anche la pubblicità che c'è dietro, perché certo, dà ancora di più valore di fatto ad Olevano, oltre che a Gemma, comune di Olevano Romano, alle varie associazioni, quindi si possono creare veri e propri pacchetti turistici anche rispetto a questo. Quindi andremo un po' anche a diciamo soccombere quella mancanza sui visitatori di Regione Lazio, esatto, soprattutto, perché va a coprire la pubblicità quel tipo dove di area geografica. Non siamo riusciti ad arrivare, sì, ottimo, sì, certo. Esatto. E poi lasciamo la parola a Alessandro, anche che ci vuole dire qualche altro passetto in più. Vi do degli input. Parlo a grandi linee di cosa abbiamo intenzione di fare. Allora, questo è uno screenshot del nostro sito. Allora, che a breve andremo ad implementare con delle informazioni date in pillole su l'Olevano Gentour. Cioè, quindi cosa significa? Diciamo un sunto brevissimo per far venire l'acquolina in bocca, diciamo, relativamente ai siti di interesse storico-artistico, naturalistico e archeologico presenti ad Olevano. Quindi oltre a questo, che riguarda l'itinerario del Gem Tour, stiamo preparando un nuovo itinerario che va verso sud, verso la chiesa dell'Annunziata, Sant'Anna, il cimitero e chiesa di San Giovanni, che è doveroso far conoscere alla cittadinanza. Oltre a questo, siamo già avviati per l'evoluzione della mappa, quindi Luigi Baldi, nostro socio, ha dato l'avvio a questa strada di informazione, e noi la evolveremo con il codice a barre interattivo che ci rimanda al sito e ai posti dove poter pernottare e ai posti dove poter mangiare. E oltre a questo siamo già avviati su un altro progetto, ma
ci vuole del tempo per realizzarlo, e andrà sull'audiovisivo, quindi anche dei documentari che renderanno ancora più capillare la diffusione culturale di siti di interesse così in paesi piccoli che nessuno dà, insomma, su, poi sfruttando YouTube abbiamo buone possibilità di diffonderci ancora di più. Grazie. Okay. Siamo andati in giro, abbiamo conosciuto il territorio, siamo amici, ci vogliamo bene, fatichiamo tanto, Gem è tanto amore, follia, vedete che il mio tiranno, ma dobbiamo fare, e tanta stanchezza. Però siamo questi, ce la mettiamo tutta, seguiteci, supportateci come potete, e grazie mille veramente di essere qui.